Faida di Camorra, boss ucciso in Valle Caudina, l'agguato in strada in pieno giorno a San Martino Valle Caudina, nel mirino dei killer Orazio De Paola, 58enne, elemento di spicco del clan Pagnozzi, assassinato a colpi di pistola. Comunità sotto shock, il sindaco ora risposte immediate da parte dello Stato. Covid record di casi stretta al Cardarelli. L'unità di crisi segnala 249 contagi nelle ultime 24 ore. Salgono a 230 i pazienti ricoverati. Si chiude l'operazione filtro con i controlli per chi rientra da fuori regione. A Napoli l'ospedale blocca ferie e congedi del personale per fronteggiare l'impennata di infezioni. Regionali Caldoro contro De Laurentiis. Dopo le accuse del presidente del Napoli, la replica del candidato del centrodestra. Io tifo per gli azzurri, a differenza sua e di De Luca. Caldoro presenta anche il piano per il sud. Sul fronte 5 Stelle, il reggente Crimi a Napoli per sostenere la Ciarambino. Veleni nel fiume Sarno, blitz dei carabinieri. Il corso d'acqua inquinato scatta il blitz del NOE tra le province di Napoli, Salerno e Avellino. Passate al setaccio 27 aziende, 50 le persone denunciate. Nei guai anche laboratori di analisi che falsificavano i risultati. Il plauso del ministro Costa. Sannio in Serie A, imprenditore in campo. Il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, e mister Inzaghi hanno partecipato all'incontro organizzato dal sindaco di Montesarchio, Franco Damiano. Lo scopo è unire le forze economiche per rilanciare lo sviluppo del territorio grazie alla vetrina della Serie A. Monopattini elettrici in Napoli, la svolta green. Presentato al comune il piano per la mobilità sostenibile, in arrivo i primi 900 mezzi che saranno disponibili con il servizio sharing. La soddisfazione del sindaco De Magistris e dell'assessore Clemente, che dicono un altro passo per una città più pulita. Buonasera dal TG 696, in apertura c'è la cronaca. Faida di Camorra, boss ucciso in Valle Caudina, l'agguato in strada in pieno giorno a San Martino Valle Caudina, nel mirino dei killer Orazio De Paola, 58enne, elemento di spicco del Campagnozzi. Sentiamo. Il cerchio si stringe intorno all'omicidio di Orazio De Paola, boss del clan Pagnozzi, ucciso con diversi colpi di pistola, esplosi a distanza ravvicinata. L'omicidio è avvenuto in pieno giorno, intorno alle 10, in via Castagneto, una strada limitrofa al centro storico di San Martino Valle Caudina. I colpi andati a segno hanno raggiunto il volto e la testa di De Paola, altri tre nella parte alta del corpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cervinara, quelli della stazione di San Martino e il comandante provinciale, Massimo Cagnazzo. Stiamo verificando sia la dinamica e sia eventuali ulteriori, diciamo, risvolti che possono essere utili all'indagine. Il momento è ancora presto per poterlo dire. Sul luogo del delitto anche il procuratore reggente Vincenzo D'Onofrio, insieme al PM Roberto Pazzcott e il medico legale Lamberto Pianese. Quest'ultimo ha effettuato un primo esame esterno. Pare che i colpi siano più di 5 e di piccolo calibro. Sul delitto indaga la DDA di Napoli, il fascicolo è nelle mani del PM Giuliano Caputo. Si cerca naturalmente di ricostruire la dinamica e la catena di contatti di De Paola. Resta da capire se il 58enne avesse raggiunto la zona teatro del delitto perché aveva un appuntamento con qualcuno. Di certo c'è che si tratta di un delitto che ha fatto inevitabilmente rumore, che potrebbe avere sullo sfondo, tra le ipotesi degli inquirenti, un regolamento di conti. In quella strada, via Castagneto, abitano persone già note alle forze dell'ordine. È possibile che De Paola potesse aver avuto un appuntamento con loro? Chi potrà dirlo? Gli inquirenti hanno ascoltato tutte le persone che abitano in quello slargo, che hanno potuto vedere o sentire qualcosa. Pare che gli investigatori abbiano imboccato la strada giusta e sarebbero sulle tracce degli autori dell'omicidio. Silenzio surreale a San Martino dopo l'omicidio del boss. Il sindaco chiede aiuto alle forze dell'ordine. Siamo una comunità di persone per bene. Vogliamo sicurezza. Sentiamo il servizio. Silenziosa, quasi in coprifuoco San Martino Valle Caudina dopo l'omicidio di Orazio De Paola. Silenzio insolito in una cittadina allegra, sempre pronta alla chiacchiera davanti ai numerosi bar e caffè del corso principale.
Un episodio tanto violento non è mai avvenuto in paese, è il commento di molti abitanti ed è vero. Ci fu una tragedia familiare nel 99, ma di tutt'altra natura. Omicidi così efferati non se ne ricordano nel recente passato. Certo, il paese è da anni considerato epicentro delle attività di un noto clan camorristico, il clan Pagnozzi, di cui De Paola era elemento di primaria importanza. Ma non è Gomorra. Non vive di connivenze ed è a stragrande maggioranza sana, operosa, lavoratrice, onesta. Lo ha ricordato il sindaco pisano che in un messaggio ha parlato di episodio gravissimo che sconvolge una comunità di persone per bene ed ha chiesto impegno a forze dell'ordine e magistratura per tutelare e dare risposte immediate ad un'esigenza di sicurezza che il paese merita. Intanto è il silenzio. Connivenza no, convivenza sì, forzata, per paura. Sì, c'è paura a San Martino perché si è sparato in pieno giorno, perché si è sparato in pieno paese. Per quello che non era mai accaduto, per quello che potrebbe accadere ancora. L'inchiesta per truffa che vede indagato il governatore De Luca verso l'archiviazione, i legali del governatore parlano di accuse inconsistenti. Sentiamo. È sempre più vicina all'archiviazione per l'indagine avviata 3 anni fa sul trasferimento dei vigili urbani di Salerno nella segreteria di fiducia del presidente Vincenzo De Luca, almeno per quel che riguarda il fascicolo aperto dalla procura di Napoli che ha ipotizzato il reato di truffa nei confronti del governatore. Parallelamente c'è però anche un'altra inchiesta in corso, questa volta affidata alla Corte dei Conti. La magistratura contabile ha demandato alla Guardia di Finanza gli accertamenti sull'eventuale spreco di denaro pubblico per la nomina a dirigenti, come ipotizzato da Severino Nappi, che all'epoca ha presentato l'esposto in procura e come invece contestato da De Luca e dai suoi avvocati. Andrea Castaldo, legale del governatore, parla di accuse destituite di ogni fondamento e che non corrisponde al vero che gli ex vigili urbani continuano a fare gli autisti prendendo lo stipendio da dirigenti. Intanto non si placano le polemiche politiche. I 5 Stelle parlano di sistema De Luchiano attraverso il reggente nazionale del partito, Vito Crimi. È la dimostrazione semplicemente una plastica di un sistema che è quello che ha gestito De Luca in questi anni, prima quando era a Salerno e adesso in Campania, che oggi viene a galla. Noi l'avevamo già detto al PD, se ricordate, più di un mese fa, avevamo detto in questa regione, proprio in questa regione siamo partiti per primi, dando la disponibilità di un dialogo ad una condizione: togliere De Luca e il sistema De Luca. Questo non è stato accettato e quindi oggi ritorna di nuovo il sistema De Luca. Stop ai tamponi per chi torna da fuori regione, termina oggi il piano Operazione Filtro messo in atto da De Luca per il monitoraggio dei vacanzieri. Oggi 249 i casi registrati dall'unità di crisi. Sentiamo. Ancora alto il numero dei contagi di oggi. Nel bollettino dell'unità di crisi si contano 249 casi, di cui 45 di rientro, 20 dalla Sardegna, 25 dai paesi esteri, quasi 8.000 invece i tamponi analizzati. E con oggi sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai rientri dall'estero e da altre regioni. Si conclude dunque la fase dell'operazione filtro del piano sicurezza e prevenzione messo in atto dalla regione Campania, unica in Italia che dal 12 agosto scorso ha reso obbligatorio lo screening per chi rientra. Intanto è ancora caos all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è scoppiato un focolaio, 30 le persone contagiate, più 6 sanitari e un dirigente medico di rianimazione. Si tratta però di molti asintomatici arrivati presso l'ospedale per differenti motivi. Per questo motivo l'azienda aveva già chiuso ben 8 reparti, un atto necessario per attendere poi la sanificazione e la successiva riapertura dell'intera struttura ospedaliera. Intanto la direzione sanitaria del Cardarelli di Napoli ha bloccato le ferie del personale medico infermieristico e i congedi dei dirigenti a seguito dell'andamento della curva epidemiologica Covid-19. In una comunicazione del direttore sanitario del Cardarelli Giuseppe Russo ai direttori delle unità operative e ai coordinatori infermieristici, la decisione viene spiegata con l'incremento della necessità terapeutico-assistenziale. Il blocco ad horas viene giustificato anche con l'applicazione delle disposizioni sull'esecuzione dei tamponi al personale che ha avuto contatti stretti con soggetti Covid.
E a Benevento è partita oggi la nuova campagna di screening per il Covid dedicata agli over 70. Il sindaco Mastella dice necessario organizzare seggi speciali per le prossime elezioni regionali dedicati proprio ai malati Covid. Sentiamo. Ha preso il via questa mattina la nuova campagna di screening del comune di Benevento dedicata agli over 70. Buona affluenza al Pala Tedeschi, dove sono stati effettuati test sierologici per accertare la positività al Covid-19. All'appuntamento ha partecipato anche il sindaco Clemente Mastella. Bisogna essere costantemente allertati e quindi come tale per tranquillizzare, rendere sereni i cittadini. L'unico modo è questo, non esiste altra soluzione. Gratis poi, la cosa singolare è questa, che viene fatto gratis, questo tampone quasi nessuno fa gratis, noi facciamo grazie della cosa, diciamo, indisponibilità dei miei concittadini. Il primo cittadino ha poi richiamato l'attenzione sui contagi più recenti, ma anche sulla cura dei soggetti posti in quarantena. Per ora qua limitiamo il danno, questi tre, uno è venuto da fuori. Un'altra persona, devo dire in modo incredibile, è stato sempre dentro casa, è malata di cuore, da un mese e mezzo non usciva e si è ritrovato con il contagio. C'è anche un problema che molti di questi vanno in quarantena, poi dopodiché nessuno ci va, e chiedo anche la comprensione, ho chiamato insomma, la solidarietà, Protezione Civile, la Croce Rossa, perché nessuno vuole andare a casa loro a portare le medicine, desinare quotidiano. Stiamo provvedendo noi perché è giusto che sia così, insomma. E per le prossime elezioni regionali ha chiarito la necessità di provvedere all'organizzazione dei seggi speciali dedicati ai malati di Covid-19. Qua dobbiamo vedere altrettanto, ora ne parlo con Santa Maria, che ad esempio a Roma nessuno fa parte del seggio speciale, quello dovrà andare presso quelli che sono malati di coronavirus o quelli che sono in quarantena. Quindi diventa un problema, diciamo, un po' che nessuno contabilizza, invece che esiste. Numeri confortanti invece in Irpinia, un solo caso registrato a Monteforte Irpino, ma resta alta l'attenzione. Il sindaco Festa prova a ridimensionare l'allarme, qui nessun focolaio, sentiamo. Seppur allentando la presa, il Covid in Irpinia impone ancora cautela e senso di responsabilità. Anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, numeri confortanti. Un solo positivo. Si tratta di un uomo sulla cinquantina di Monteforte, già risultato positivo ieri sera al tampone rapido eseguito all'ospedale Moscati. Oggi la conferma dal test molecolare. L'uomo è ricoverato in malattie infettive con un principio di polmonite, ma respira autonomamente e non versa in gravi condizioni. Ed è corsa al tampone soprattutto tra i giovani a Campogenova. Anche in mattinata si sono registrate lunghe file per sottoporsi al test da parte di coloro che sono rientrati dalle vacanze e tra i ragazzi che settimana scorsa hanno partecipato a una mostra concerto alla Casina del Principe, dove è emerso un caso positivo. Il clima di caccia all'untore che si è diffuso in città certo non aiuta. Anche per questo il sindaco Festa prova a ridimensionare l'allarme. Necessaria ancora massima attenzione, ma in città non c'è nessun vero focolaio, ha dichiarato nella consueta diretta Facebook del lunedì, confermando però l'obbligo di mascherina nelle aree della movida e le sanzioni salate in caso di violazioni. Una condizione dei positivi molto diffusa. Noi abbiamo circa 20 positivi in città e abbiamo una serie di persone, molte, decine, centinaia, che stanno effettuando i tamponi, parte delle quali vengono anche messe da me in quarantena, cioè quelle che vengono segnalate dall'ASL sono anche messe da me in quarantena, però per ora questa filiera funziona, perché in questo momento siamo ancora in una condizione gestibile, evitiamo che ci siano problemi anche rispetto agli allarmismi, no. Allora, guardia alta, massima attenzione, non scherziamo, però non allarmismi, questo no. Regionali, si infiamma la campagna elettorale, venerdì torna a Napoli il leader della Lega Matteo Salvini, mentre continua lo scontro a colpi di tweet tra Caldoro e il patron del Napoli De Laurentiis. Intanto i socialisti con Maraio ad Avellino incalzano, vedere un socialista con la Lega fa troppo male, sentiamo. Caro ADL, non hai resistito a fare lo sborone, come dite voi romani, entrando a gamba tesa nella campagna elettorale. Tu invadi il campo della politica tifando per De Luca. È proprio vero che chi si somiglia si piglia. Comincia così il post al vetriolo che il candidato del centrodestra Stefano Caldoro scrive sulla sua pagina social per rispondere pubblicamente al tweet di Aurelio De Laurentiis, che questa mattina aveva già replicato alle dichiarazioni dell'ex presidente della regione, che lo accusava di fare campagna elettorale per De Luca invece
invece di comprare giocatori. Man mano che si avvicina il 20 settembre l'aria si fa sempre più tesa tra le parti in campo. La Lega, alla sua prima prova nelle urne della Campania, gioca di nuovo la carta del leader Matteo Salvini, preparando il comizio di venerdì a Napoli. Piazza Matteotti, la piazza alle nostre spalle, la piazza storica della destra, la piazza storica dei grandi comizi di destra, sarà presente Matteo Salvini. Ci attendiamo tante persone, grande partecipazione, una piazza di gioia, di allegria, dove portiamo il cambiamento e un progetto di rinnovamento per Napoli e per la Campania. Intanto i socialisti in tour elettorale ad Avellino presentano la lista che corre nella coalizione del centro-sinistra. Il segretario nazionale Maraio si dice ottimista e non lesina stoccate all'ex compagno di partito, il socialista Caldoro, che oggi è sostenuto dalla destra. Ma sarà sicuramente un contributo decisivo, come lo è stato già 5 anni fa. Vedere il buon Stefano Caldoro, al quale io rivolgo l'in bocca al lupo, almeno per evitare che venga doppiato da Vincenzo De Luca, perché mi sembra che l'esito è abbastanza scontato, ma un socialista, senza voler fare analisi del sangue, analisi del DNA o senza fare contestazioni becere di natura politica, ma un socialista non può stare a fianco di chi sostiene la chiusura rispetto alla solidarietà, il sovranismo, il nazionalismo. Stefano Caldoro può essere socialista nell'anima, ma ha sbagliato francamente collocazione politica. Una rissa avvenuta la scorsa notte nei pressi dello stadio Arecchi di Salerno ha visto protagoniste due prostitute nigeriane. La polizia ha arrestato una 25enne accusata di aver aggredito la connazionale 29enne con i cocci di una bottiglia di birra. Per lei è scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio ed è stata trasferita nel carcere di Forni. La vittima, soccorsa dal 118, è invece ricoverata all'ospedale Ruggi di Salerno. Inquinamento del fiume Sarno, scatta il blitz del NOE di Napoli, a Salerno e ad Avellino. Verificate 27 aziende, 50 invece le persone denunciate. Gli inquinatori continuano a sfidare lo Stato e lo Stato risponde. Centinaia di migliaia di cittadini chiedono di non vivere più in un territorio deturpato e violentato. Ce la stiamo mettendo tutta, a dirlo il ministro all'ambiente Sergio Costa, dopo il blitz messo a segno dai carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli, con il NOE di Napoli e Salerno e i gruppi tutela forestale di Napoli, Salerno e Avellino. Sottoposte a controlli 27 aziende, denunciate 50 persone, tra cui alcuni responsabili di laboratori di analisi che avrebbero redatto certificazioni false sulla pericolosità dei rifiuti prodotti dalle aziende. Sequestrate inoltre 6 aree di stoccaggio rifiuti, elevate sanzioni amministrative per circa 82.000 euro. Sequestrati nelle province di Napoli, Salerno e Avellino un capannone industriale di circa 800 metri quadri, 5 aree utilizzate per lo stoccaggio abusivo di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, anche pericolosi. Sarebbe inoltre stato accertato che le acque di dilavamento dei piazzali dove erano stoccati i rifiuti confluivano senza trattamento e tramite scarichi abusivi nei corsi d'acqua. Il ministro Costa ha ringraziato i militari al lavoro, precisando di aver incontrato il prefetto di Salerno che, coordinandosi con quello di Avellino, ha promesso massima attenzione sulla questione rifiuti a Eboli e Battipaglia e sulle condizioni del fiume Sarno. Il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, e mister Inzaghi hanno partecipato all'incontro organizzato dal sindaco di Montesarchio, Franco Damiano. Lo scopo: unire le forze economiche al fine di promuovere lo sviluppo del territorio attraverso la vetrina della Serie A. Sentiamo. Un incontro voluto fortemente dal Benevento Calcio e dal sindaco di Montesarchio, Franco Damiano. Il presidente Oreste Vigorito e Pippo Inzaghi si sono uniti nella cornice del Piper agli imprenditori del posto, con un obiettivo ben preciso: raccogliere tutte le forze economiche per promuovere il territorio sannita attraverso la vetrina della Serie A. Il Benevento è un veicolo di pubblicità, di risonanza, di immagine, di marketing, e che dovrebbe portare la propria immagine nel mondo e essere, io dissi una volta, la freccia rossa del Sannio.
e credo che una comunità che è orgogliosa di quello che ha fatto nel campo calcistico, una persona che è stata oggi riconosciuta sannita ma che non lo era, dovrebbe far sentire che invece questo carro lo spinge insieme a chi viene da lontano. Utilizziamo il nostro Benevento non solo per la palla che rotola in rete, ma anche per le immagini che colpiscono la fantasia e stimolano le persone a venire a conoscere questa terra che è bella per le sue bellezze naturali, è bella per le sue vestigia storiche, è sana per il suo cibo ed è salubre per i propri cittadini. E il sindaco di Montesarchio Damiano apre le braccia della Caudina al mondo giallorosso. Era un vecchio impegno che avevamo assunto io e il presidente tempo fa, ma soprattutto la vicinanza della nostra comunità, quindi dell'intera Valle Caudina, di tutti quanti gli amici, soprattutto gli imprenditori, quelli che sono nel mondo del lavoro, a stare vicino alla nostra squadra, che è un orgoglio per la nostra comunità sannita e che ci consente di essere punto di riferimento anche al di là dei nostri territori, quindi sul piano più grande nazionale. A Napoli arrivano 900 monopattini elettrici per la mobilità cittadina. Stamattina a Palazzo San Giacomo la presentazione con De Magistris e l'assessore Clemente. Parte un servizio efficiente e rispettoso per l'ambiente. Sentiamo. Parte anche a Napoli il servizio di sharing per monopattini elettrici. Si tratta di 900 mezzi messi a disposizione dalla Helbitz. Questa mattina la presentazione nel cortile di Palazzo San Giacomo alla presenza del sindaco De Magistris, dell'assessore con delega alla mobilità sostenibile Alessandra Clemente e di rappresentanti di Helbitz e Telepass Giovanni Borrelli e Gabriele Benedetto. I monopattini saranno collocati nelle zone strategiche della città, Piazza del Plebiscito, quartieri spagnoli, Chiaia, Mergellina, e potranno circolare all'interno di un'area di circa 3 km quadrati con sosta libera e circolazione consentita al pari delle biciclette. Un servizio che abbiamo voluto fortemente, commentano De Magistris e la Clemente, facile, efficiente e a tutela delle regole del distanziamento fisico imposto dall'emergenza Covid. Si promuove così una ulteriore modalità di spostamento sostenibile per i cittadini napoletani e rispettosa dell'ambiente. Come funziona? Si scarica l'applicazione mobile gratuita di Helbitz su smartphone Android e iOS, si localizza il mezzo più vicino e lo si sblocca mediante la scansione di un codice QR situato sul manubrio. Il costo addebitato è di 1 euro per lo sblocco iniziale più 20 centesimi al minuto per la corsa. A Benevento per i beneficiari del reddito di cittadinanza entra in vigore l'obbligo di prestare il loro lavoro ai progetti utili alla collettività. L'assessore all'ambiente Giorgione annuncia: abbiamo già stilato i PUC, si tratta di un obbligo di legge. Sentiamo. Presto i beneficiari del reddito di cittadinanza saranno chiamati a lavorare dal Comune di Benevento. È quanto annuncia l'assessore all'ambiente Gerardo Giorgione, che dettaglia la seconda fase del piano prevista dal Ministero del Lavoro e diventata operativa con la stesura da parte del Comune dei PUC, progetti utili alla collettività. Parte di questi piani prevede la disponibilità dei beneficiari a fare da supporto a chi si occupa della manutenzione e del verde pubblico. Coloro che usufruiscono del reddito di cittadinanza dovranno collaborare con gli enti e con le aziende che lavorano con i comuni per i servizi essenziali. Io a breve avrò tutto l'elenco, abbiamo stilato alcuni PUC e saranno chiamate una serie di persone per essere valutati ai fini di questi progetti. Chi si rifiuterà naturalmente ben sa, avendone il dovere previsto dalla norma, dovrà fare giustificazioni agli enti competenti e sovraordinati, che dovranno controllare e capire perché hanno rifiutato l'invito degli enti pubblici. Si proverà così a favorire la gestione del verde pubblico, per la quale a breve partiranno anche i progetti con i detenuti del carcere di Benevento. Ho terminato anche di fare la richiesta ufficiale al Ministero della Giustizia, quindi al carcere di Benevento, per adottare anche la collaborazione con alcuni detenuti per alcuni spazi della città. Detenuti che possono uscire per lavorare, per fare attività utili alla collettività, e quindi loro ci daranno una grande mano per i giardini, per pulire l'erba, per potare gli alberi. L'avvertenza mercato ad Avellino, in attesa di capire se il vescovo Aiello sarà in piazza con gli ambulanti. Il 15 la Caritas prende posizione. Questione da risolvere quanto prima, ne va della tenuta sociale ed economica della città. Sentiamo.
Il mercato da sempre è uno strumento di tenuta sociale. La questione ad Avellino va risolta quanto prima. In attesa di sapere se il vescovo Aiello raccoglierà l'invito degli ambulanti ad essere con loro in Piazza Libertà il 15 settembre, la Caritas prende una posizione chiara sulla vertenza che da 9 mesi lascia la città senza gli stand. È uno di quei settori che in crisi, resta in crisi, non vede luce in prospettiva. È una questione che va affrontata perché il commercio sul nostro territorio ha avuto sempre una progettualità abbastanza corposa e ha tenuto insieme e vitali molte famiglie. Calmierare i prezzi per aiutare le fasce più povere, a questo serve il mercato, ancor di più in un periodo come quello del Covid che ha messo in difficoltà tanta gente. Sicuramente il mercato aiuta ad avere beni di qualsiasi necessità a prezzi più economici, ma aiuta quelle tante e piccole economie che grazie al mercato sono sopravvissute in tutti questi anni sul nostro territorio. E al di là della presenza fisica non mancherà mai il sostegno della Chiesa. Il Vescovo non è sempre presente in queste occasioni. La Chiesa locale manifesta tutti i giorni la sua presenza per quello che riesce, è vicino a tutti e riesce per quello che può a dare risposte in termini soprattutto di fraternità e di supporto ai bisogni. Le nuove sfide del porto di Salerno, il governatore De Luca ha incontrato gli operatori dello scalo, al centro del confronto la necessità di investire nelle infrastrutture. Sentiamo il servizio. Un incontro con la compagnia portuale di Salerno e tutti i soci della cooperativa lavoratori dello scalo. Il giorno dopo la visita di Vincenzo De Luca, gli operatori si dicono soddisfatti perché c'è bisogno di sempre maggiore attenzione per il porto. Incassata la modifica legislativa che ha trasformato i dipendenti in lavoratori, ora si guarda al futuro, a cominciare dagli interventi infrastrutturali decisivi per lo sviluppo dello scalo, dal dragaggio al collegamento con gli assi autostradali. C'è bisogno di un processo di trasformazione omogeneo del supporto sia delle istituzioni, dei sindacati e delle imprese, proprio per favorire la realizzazione di un sistema logistico portuale in grado di garantire sviluppo, occupazione e lavoro sicuro intorno a tutto lo scalo salernitano. E ci chiedevamo tra noi imprenditori, tra noi imprese, come si fa a favorire la realizzazione di questo sistema, di questo sviluppo, e ci siamo dati una risposta che l'unico metodo sono le infrastrutture. Abbiamo detto che la realizzazione del dragaggio definitiva permetterebbe di portare nel porto navi di grandi dimensioni, quindi il cosiddetto gigantismo navale, e quindi di essere competitivi con gli altri porti d'Italia e d'Europa. Ma c'è anche un'altra partita decisiva, vale a dire la realizzazione del parcheggio multipiano, che potrebbe catalizzare investimenti e generare occupazione. Garantirebbe al porto di Salerno e alla città di Salerno non solo un'entrata e un'uscita di auto e trailer importanti, ma garantirebbe proprio alla compagnia portuale più possibilità di lavoro, di occupazione e anche assunzioni in questo caso. Per non parlare poi che si scaturirebbe un effetto di lavorare con più sicurezza e anche di efficacia da parte dei miei operatori. Aria irrespirabile a causa di una densa colonna di fumo nero a Caserta per un incendio di un'area tra viale Borsellino e viale Falcone, proprio nei pressi del comando dei vigili del fuoco. A bruciare sterpaglie e tanti rifiuti accatastati tra la vegetazione. Numerosi disagi anche per gli automobilisti costretti ad attraversare la zona con scarsa visibilità proprio a causa del fumo. E sono quasi tutti di origine dolosa gli incendi boschivi che nelle ultime ore hanno fatto registrare nel Sannio un aumento considerevole dei casi, un'impennata di episodi che ha portato all'avvio di un'inchiesta. Sentiamo il servizio. Fiamme appiccate chissà con quale congegno o da chi in zone impervie dove solo gli elicotteri possono accedere per cercare di spegnerle. Operazioni che il più delle volte non vengono effettuate nell'immediato per la mancanza di mezzi o di basso pericolo per le persone. Gli alberi invece continuano a bruciare. Negli ultimi giorni nel Sannio si è registrato un triplicarsi di casi. Un boom arrivato all'improvviso e nonostante le temperature, specialmente di notte, si siano notevolmente abbassate. Non basta questo purtroppo per far fallire qualche
qualche misera mano che appicca il fuoco, provocando la distruzione di ettari ed ettari di bosco. L'ultimo allarme in ordine di tempo è scattato nella sarda serata di ieri a San Lorenzello, dove un roco è divampato su un monte Erbano. Ampio il fronte del fuoco che i pompieri stanno cercando di spegnere con l'aiuto di un autobotte e di una squadra dell'antincendio boschivo. Un fronte di fuoco impressionante in alta quota, dove la poco reale autocombustione non avrebbe speranza di innescare naturalmente il fuoco. Episodi sui quali ora sono concentrate le indagini dei carabinieri forestali. Ieri è durato a lungo il sopralluogo a pochi metri da Benevento, dove qualcuno ha incendiato in più parti terreni incolti e la pineta a ridosso del parco archeologico e del verde di Contrada Cellarulo, un sito che fino a qualche anno fa era frequentato da centinaia di famiglie e da sportivi. Un polmone verde per Benevento in abbandono, che è stato ora seriamente danneggiato e che ancora questa mattina presentava focolai e alberi fumanti. Un viaggio nella Berlino di 30 anni fa per far rivivere i mesi che hanno preceduto la caduta del muro. Il libro del giovane avellinese Claudio Petruzzelli, che sarà presentato domani a Cesinali e l'11 nel capoluogo. Sentiamo il servizio. Tornare indietro nel tempo a più di 30 anni fa e rivivere Berlino Est con un racconto è il viaggio dell'irpino Claudio Petruzzelli, che descrive in un libro i mesi che hanno preceduto la caduta del muro nella capitale tedesca. Un viaggio che parla di Antonio, un giornalista giovane di Avellino che ha voglia di scrivere un report riguardante quello che accadeva in quegli anni della guerra fredda, e poi c'è tutta una trama che si sviluppa con un epilogo che vi invito a scoprire. Una Berlino dove si vive sicuramente con difficoltà, ma comunque una Berlino dove si vive meglio rispetto a quello che si raccontava nei media chiaramente occidentali. Il libro è anche l'occasione per viaggiare con la fantasia in un momento storico in cui il lockdown non ha permesso esperienze all'estero e spostamenti tra i paesi. Spero appunto che questo mio libro possa, come dire, far venire voglia di viaggiare e di andare appunto a Berlino appena tutto si sarà risolto. A curare la prefazione Leonardo Festa, docente all'Istituto Fermi di Vallata, che sottolinea la necessità per le nuove generazioni di conoscere più approfonditamente un evento, la caduta del muro, che ha cambiato il destino dell'Europa. Si è parlato di una rivoluzione? Probabilmente sì. Significa che un sistema, il capitalismo, ha vinto su un altro, il socialismo? Probabilmente no, perché la storia di questi anni ci racconta che effettivamente tanti valori di quel mondo sembrano ancora essere nel ricordo nostalgico di chi ha vissuto, di chi evidentemente è rimasto deluso probabilmente da un mondo occidentale che immaginava assolutamente diverso. Era l'ultima notizia, il TG termina qui, grazie di averci seguito.